Ciao a tutti, oggi voglio parlare del nuovo acquisto che ho fatto su Amazon. Ho preso un TV Box, Lilbox, il Q2 Pro. Lo userò per guardare film, YouTube e live TV. Ha una CPU quad core, una RAM da 2 GB e una memoria flash da 16 GB. Aprendolo abbiamo il TV Box con frontalino che si illumina mostrando l'ora e altre informazioni quando è in funzione. Lateralmente abbiamo un ingresso per micro SD e un ingresso per USB. Posteriormente abbiamo l'alimentazione. Un altro slot per USB che in questo caso andrò a mettere già il ricevitore per quanto riguarda il mouse wifi per venire più semplice a utilizzarlo. Abbiamo un ingresso LAN, l'uscita HDMI e una presa jack che c'è scritto AV, non so se si riesce a mettere a fuoco. Quindi sarà l'uscita anche per i vecchi televisori. Dall'altra parte non abbiamo nulla. Dentro la scatola, se continuiamo l'unboxing, troviamo l'alimentatore, naturalmente, un alimentatore di 5 volt 2000 mAh, il cavetto HDMI che andremo subito a utilizzare per collegare alla TV. Il telecomando, molto utile se uno utilizza il TV Box solo con programmi come Kodi, YouTube o altri programmi che vi dirò. E naturalmente un piccolo manuale di istruzione che vi dice alcune informazioni base, naturalmente in inglese. Però potete pure non guardarlo perché considerando che ha come sistema operativo Android potete pure metterlo da parte perché non penso che quando voi andate a prendere un cellulare Android andate a leggere più le istruzioni. Installarlo è molto semplice, basta collegare il cavetto HDMI alla TV e l'alimentazione alla corrente. Quando lo accendiamo, già questa è stata la prima sorpresa. Per quanto riguarda l'accensione, come vedete c'è questa schermata iniziale, questa bellissima animazione. E dopo pochissimi secondi siamo già nel menu iniziale. Come avete visto, nelle informazioni per quanto riguarda il decoder che è qua sotto, c'era la lucina blu che diceva prima boot e ora sta dicendo l'ora. Non so se si riesce a vedere bene nella videocamera. Per quanto riguarda il telecomando, potete navigare benissimo con per quanto riguarda il menu. Google Play è già installato. YouTube è già installato. Con YouTube, dipende pure dalla connessione, potete andare a navigare tra i vari video. Per adesso questo qua è impostato per mio figlio.
Come avete visto, il menu è molto simile a quello di un qualsiasi cellulare. Google Play. E quindi potete andare a installare i giochi o i programmi che volete. E le app. Come vedete, posso installare pure Facebook, Netflix è già installato. Io personalmente ho installato MX Player, che è un player che adoro. Vezi.st, che è un programma per vedere video sempre in streaming. Puffin, che è un browser web come da PC, e quest'altro programma pure Candy Crush, e funziona abbastanza bene. Tornando indietro, vi dicevo, c'è pure Kodi, la versione 17.6, quindi abbastanza nuova. Importante per questo avere 2 GB di RAM. Come vedete, io già ho installato qualche add-on. È molto semplice. Casomai ci sono dei siti apposta. Vi farai vedere pure questo è il plugin, l'addon ufficiale di RaiYoYo, senza bisogno di andare a prendere qualcosa di illegale. Come vedete, ci sono le serie. Per questione di copyright non posso mostrare nulla, però vi posso garantire che la visione è abbastanza scorrevole. Io ve lo consiglio. Chi ha bambini come me, è comodo mettere YouTube e controllarlo anche a distanza dei film o dei cartoni che va a guardare. In più, è tutta un'altra cosa andare a vedere Facebook dal PC senza bisogno di stare nello schermo piccolissimo del cellulare, oppure a fare qualche gioco come Candy Crush o come altri. Vi parlavo del mouse. Il mouse è molto più comodo usarlo, perché naturalmente è come se avessimo il dito e andassimo a cliccare le applicazioni o altro. In più possiamo andare a togliere pure la barra di navigazione e alzarla come se fosse il nostro dito.
Come vedete, questo è un programma che ho installato, il Wazy.st. Come vedete, ci sono diversi. Diverse serie in streaming, naturalmente. Lo consiglio per chi ha un vecchio televisore. O anche nuovo, però non si trova a navigare bene nel menu del televisore. Consiglio tantissimo perché andare a navigare su una TV box è come navigare nel proprio cellulare. Con l'unica differenza che si può gestire un monitor più grande e in più non c'è la cosa negativa è che la batteria si scarica perché è collegato all'alimentazione, quindi non ci sono surriscaldamenti di batteria o altro. Se per voi il TV Box è qualcosa di interessante e utile, potete prendere questo stesso TV Box andando a vedere il link che ho scritto sotto questo video, nella descrizione del video. Potete cliccarci e automaticamente andrete a finire su Amazon e prenderlo da lì. In un paio di giorni arriverà. Configurarlo è molto semplice. Casomai, dicevo, col mouse avete la possibilità di andare. Col mouse avete la possibilità di andare nelle impostazioni e andarle a cambiare. Vi auguro una buona giornata. Ciao.